News dall'Argentario, con il contributo di Si parla di videosorveglianza, si parla di una cosa importante soprattutto per la sicurezza dei cittadini e dei turisti, dei tanti turisti che vengono qua. Sì, è importante sapere di essere in un posto relativamente sicuro. Ricordiamoci che la sicurezza al 100% non esiste e non possiamo mettere una telecamera a ogni metro, e poi non è che la telecamera comunque impedisce i crimini, certamente abbassa il livello di rischio, perché insomma, se sappiamo che forse c'è una telecamera di noi che ci sta riprendendo, magari evitiamo, siamo più attenti. Al di là dei grossi misfatti, stiamo parlando magari semplicemente di imbrattare una panchina piuttosto che passare con il cane e lasciare gli escrementi senza pulire, oppure perché no, poi anche furti, rapine, tutto quello che c'è. Questo sistema di videosorveglianza, che va dalla telecamera fissa a quella mobile fino al drone che ci controlla dall'alto, fa sì veramente di rendere l'Argentario più sicuro. Questo è un progetto che è stato fatto insieme alla prefettura, d'accordo con la regione, che in parte lo finanzia, ma un progetto in cui noi ci chiediamo veramente, perché riteniamo appunto che sia, come ha detto prima te nella domanda, una sicurezza per chi c'è qua ma anche per chi viene. Lo facciamo anche sulle navi da crociera, per esempio, all'arrivo del porto, per quelli che vanno al Giglio, perché anche lì sapere che chi entra e chi esce sulla barca è controllato permette anche di avere una sicurezza quando sei a bordo, che certa gente magari è facilmente rintracciabile, quindi questo evita sempre degli piacevoli inconvenienti. Ma soprattutto c'è anche il progetto di unire in una grande regia anche tutto quello che i privati hanno messo come telecamere per il futuro? No, certo, riuscire a mettere in rete tutto vuol dire veramente dare una copertura del territorio ampia, e più ampia è e più c'è questo senso della sicurezza. Insomma, è importante far sapere alla gente, anche se da un certo punto di vista è anche brutto, no? Perché sentiamo tutti in un grande fratello, siamo tutti osservati, ma se uno si comporta bene non c'è niente da temere, quindi allargare il più possibile il sistema di rete, di connessioni, aiuta fortemente in quella direzione. Tutto quello che riguarda il Monte Argentario è più vicino di quanto lo possa essere stato prima, ed era un pensiero non filosofico che lei aveva sempre avuto, questo. Vado a dire e ripetere che
forse sarebbe meglio unire i comuni e fare un unico comune della Costa d'Argento con sede a Orbetello, quindi nemmeno penso di farlo all'Argentario, però noi potremmo avere il nome appunto Costa d'Argento perché così è conosciuta. Molti vanno magari ad Anzedonia e dicono che vanno all'Argentario, non è vero, Anzedonia non è Argentario, Talamone non è Argentario, però tutta questa zona fa parte di un'area che comprende anche il Giglio, Giannuzzi, comprende veramente zone bellissime che potrebbero essere uniche. Andare in Giannella, in Feniglia e stare ad Orbetello, no, uno pensa di essere all'Argentario quando va a fare il bagno in Giannella e Feniglia, invece è Orbetello. Quindi secondo me la cosa potrebbe essere veramente più facile a comprendersi, anche per quello che riguarda i regolamenti urbanistici, le regole, no? Sapere che a Santo Stefano si può fare una cosa, Orbetello no, viceversa, può dare noia. Invece unificare il territorio comporterebbe sicuramente dei grossi vantaggi economici, ma soprattutto di funzionamento. Anche in questo caso della videosorveglianza mi sembra che siete andati in equilibrio e in serenità anche con Orbetello. Ma è chiaro che ognuno ha i suoi progetti, ognuno fa le sue cose, entrambi i comuni fanno parte di questo accordo con, ripeto, con la prefettura e con la regione per portare avanti questi progetti. Poi ognuno decide motu proprio come fare, se incrementare più un settore piuttosto che un altro, insomma noi abbiamo problemi anche per esempio per gli incendi, no? Quindi magari delle telecamere mirate a monitorare anche zone così sensibili, può essere per noi che abbiamo il monte, abbiamo tanti boschi, può essere una priorità, monitorare i nostri porti può essere una priorità, quindi ognuno può decidere le sue zone. L'Argentario, i due paesi di Santo Stefano e Porto Ercole sono anche facili da monitorare in un certo senso perché abbiamo soltanto due strade in uscita, quella che va sulla Giannella e quella che va su Orbetello, per cui due telecamere lì danno la vita al 100% di chi entra e di chi esce e da quello si possono ricavare tante informazioni. Noi siamo poi come prefettura sempre vicino ai comuni, agli enti locali per supportarli. Queste sono delle iniziative che erano previste, finalità previste nel patto per la sicurezza, quella dell'implementazione della videosorveglianza, e il sistema è andato anche oltre perché ha previsto anche tecnologie di cui si è fatto carico anche il comune, quindi con l'utilizzo addirittura del drone. Sono strumenti che servono al comune per prevenire, per contrastare tutti quei fenomeni di illegalità diffusa, per elevare il livello di sicurezza anche dei cittadini, e quindi ritengo quindi che sia sia portato avanti un progetto molto importante per un comune come quello di Monte Argentario, che poi è soprattutto in estate visitato da tantissimi turisti, quindi che ha un'affluenza enorme di persone, quindi questi strumenti consentono al danno al comune di poter prevenire quindi e contrastare e quindi di poter adottare poi tutte le iniziative previste anche dal recente decreto legge in materia di sicurezza urbana. Senta, come sta risolto il territorio di Grosseto? Anche il territorio di Grosseto ha adottato un sistema di implementazione di videosorveglianza, anche quella della lettura delle targhe, quindi collegate alle le banche dati sia della motorizzazione anche del Ministero dell'Interno per veicoli rubati e con la motorizzazione per la verifica delle assicurazioni. Quindi anche il comune di Grosseto è già partito con questo progetto. Io spero che questo progetto, che è un progetto importantissimo, venga esteso a tutta la provincia di Grosseto. Insomma, si è parlato di un piano di questa videosorveglianza che è costato anche molta fatica. Sì, è costata molto fatica, ma è un piano che viene da lontano perché noi abbiamo iniziato a lavorare nel 2010, mettendo quindi le telecamere di videosorveglianza nel momento in cui abbiamo creato i varchi telecontrollati per le ZTL a Porto Santo Stefano e a Porto Ercole, nelle zone di ingresso del paese e nelle zone di accesso alle ZTL. Successivamente, dal 2014 in poi, appunto insieme alla Prefettura di Grosseto, nel contesto del patto per la sicurezza, abbiamo invece iniziato a posizionare delle telecamere nei centri urbani in maniera più sistematica. Quindi sono state messe 10 telecamere a Porto Santo Stefano, altre 7 telecamere a Porto Ercole, in tutti gli incroci più importanti oppure in prossimità degli ingressi del paese, in prossimità delle scuole, dei giardini pubblici e delle aree considerate appunto di rilevanza. Oltre a questo
Quest'anno abbiamo anche messo i lettori di targhe, che sono appunto delle apparecchiature che consentono la lettura e l'identificazione delle targhe e che mandano un segnale di allarme automatico quando passano veicoli non assicurati, non revisionati e soprattutto veicoli che sono oggetto di denuncia di furto. Quindi in pratica gli operatori sono immediatamente avvisati che è passato un veicolo attenzionato. Si possono creare blacklist, quindi se si cerca un veicolo, una targa specifica, si può immettere nel sistema e il sistema ci segnala se passa quella macchina. Quindi in territori come il nostro, che hanno una sola via d'accesso, questo è estremamente importante, no? Per la sicurezza di tutti. E poi abbiamo anche acquistato un drone e stiamo specializzando il personale e abilitando il personale per il pilotaggio del drone presso una scuola ENAC. Dopodiché utilizzeremo questo drone per fare un controllo del territorio finalizzato alla mappatura del territorio, mappatura cioè per finalità di prevenzione degli abusi edilizi, in modo che si possano anche censire e datare gli immobili presenti. E poi per finalità di prevenzione del vandalismo, per finalità anche di gestione della viabilità in contesti particolari, quando ci sono eventi, quando ci sono rallentamenti della viabilità dovuti ad aumento del flusso di veicoli, per esempio nella stagione estiva, per il migliore coordinamento delle pattuglie. Oltre a questo è stato fatto anche un posizionamento di telecamere nelle zone portuali, quindi ad oggi noi abbiamo anche il controllo di tutti i porti, dello specchio acqueo di Santo Stefano e di Porto Ercole, e in particolare dei moli di attracco delle passeggeri delle navi da crociera per Porto Ercole e Santo Stefano e dei moli dove attraccano i passeggeri per le isole del Giglio. Quindi diciamo che il cerchio è chiuso perché abbiamo il controllo sulla la viabilità territoriale, il controllo sugli specchi acquei portuali e una certa mappatura anche dall'alto di Monte Argentario. C'è un accordo alla base di tutto questo tra i comuni di Orbetello magari? Diciamo che alla base c'è il patto per la sicurezza che è stato varato dalla prefettura di Grosseto nel 2012 e che di anno in anno viene rinnovato. E in questo patto sono presenti come enti prefettura Regione Toscana, che in parte finanzia questi interventi, la provincia di Grosseto e a vari comuni, tra cui anche comuni costieri, quindi Monte Argentario, Orbetello, Follonica, Castiglione, però diciamo che ogni comune, almeno fino ad oggi, ogni comune ha realizzato i propri progetti. Magari è auspicabile che in futuro si faccia qualcosa coordinati tutti insieme. Quanti gli uomini che daranno questo esame per la licenza drone? Diciamo? Vabbè, per il pilotaggio per ora un solo soggetto, perché dobbiamo capire come funziona, anche perché è abbastanza costoso abilitare un pilota, è più costoso del drone abilitare il pilota, però lo faremo anche perché è una licenza seria. È una licenza di un brevetto di pilota vero e proprio, e quindi è una cosa delicata, si fa il corso di meteorologia, si fa un corso anche proprio col simulatore di volo. Però comunque, visto che le telecamere diventano molte, perché passano dalle attuali 28 a 45 entro la fine del 2017, non è escluso che magari avremo un altro drone e quindi avremo bisogno di un altro pilota. Qui si parla di videosorveglianza, ma soprattutto la videosorveglianza dovrebbe dare sicurezza ai cittadini. È importante per i cittadini, ma io parlo anche personalmente, perché ogni volta che poi mi devo spostare e lasciare l'abitazione senza che nessuno la controlli, ho sempre paura e il terrore, che perché oggi in questo mondo insomma è pericoloso e tutto il resto, sicché con questi controlli tuteliamo molto i cittadini. Anche per loro è vero che leviamo tanta privacy, come dicono, però è pure vero che comunque leviamo tanti problemi e cerchiamo di... Io incrementerei, come ha detto il sindaco, in ogni angolo del paese, io veramente so come lui, in ogni angolo del paese per un controllo totale proprio. Prima si era parlato di videosorveglianza nelle strade, nel porto eccetera, poi lei ha aggiunto due postazioni importanti soprattutto per la sicurezza di quella che è la futura generazione. Certo, due, abbiamo messo le telecamere al centro cultura, centro Don Piero, anche perché lì abbiamo dei libri e del materiale inestimabile che la gente può andare e controllare, poi comunque un bel piazzale, tutto è un buon controllo che avevamo in mente e l'abbiamo fatto. Al palazzetto è importante perché al palazzetto ci vanno tanti giovani ed è giusto che non ci sia niente che possa dar noia a chi poi fa sport e fa aggregazione. Insomma, vi siete mossi in maniera talmente totale quasi da stupire.
No, come dicevo prima, cioè, devo ringraziare molto il dottor Malpazzi e il dottor Manzo perché ci hanno dato veramente una spinta, ci hanno fatto capire quanto è importante installare queste telecamere, questa videosorveglianza per tutelare i cittadini e poi in primis noi, perché noi siamo come gli altri cittadini, cioè la stessa paura che hanno i cittadini abbiamo noi. Sicché veramente ci hanno dato questa spinta e noi come amministrazione abbiamo recepito il messaggio e siamo andati avanti. Grazie all'ufficio, come ho ringraziato all'ufficio a Benedetti Enrico, perché poi l'anima di tutto quanto è quello che ci ha dato le dritte su tutto il progetto e tutto è lui. All'interno dove si trova? In un comune dove abbiamo un tecnico così, veramente bravo. Specialmente a Portercoli abbiamo messo tutte le telecamere senza fare uno scavo, niente, abbiamo messo solamente un traliccio in un punto dove riesce a coprire tutta la zona e siamo riusciti, però ripeto, sempre grazie a Benedetti Enrico che ci ha dato le indicazioni giuste. Ripeto, nel punto dove lui ha messo il ponte radio per poi trasmettere tutto, avevamo la fila per chiedere di mettere altri tralicci e roba varia. Noi prima abbiamo voluto il nostro perché vogliamo essere sicuri che il nostro funzioni e poi vedremo se si possono dare. Sinceramente sono contrario, è solo il nostro. Ha stupito tutti questa vostra videosorveglianza in tutto il vostro territorio. Sì, che non è un territorio facile, come ha detto il comandante, perché abbiamo diciamo sì, gli accessi che sono variegati e poi soprattutto la conformità del territorio che è complicato, ma io credo molto nel lavoro di squadra, in tutte le deleghe che mi occupo, perché da soli non si va da nessuna parte, la squadra è quella che lavora e quindi io condivido molto volentieri i successi, fra virgolette, che poi sono comunque, come dico sempre io, Argentario Sicuro non è solo uno slogan, è una filosofia che deve abbracciare chi ci sta e quindi i paesani e chi lo vive tutto l'anno e anche chi ovviamente viene da turista, quindi per questo sempre più squadre e sempre più operativi. Poi tra l'altro non è stata una cosa, perché ora oggi in conferenza stampa è sembrato tutto molto semplice, ma considerando la morfologia del territorio e poi considerando quanto può costare anche un brevetto, anche per il drone, avete fatto grandi cose. Ma sì, ma perché il problema di fondo non è solo voglio dire, il progetto, stilarlo sulla carta, che è il minimo, voglio dire, perché lì ci sono dei parametri da seguire, delle cose, cioè, il problema è poi finanziarlo, al di là diciamo dell'aiuto grande che abbiamo dalla regione, dalla prefettura eccetera, finanziarlo e metterlo in opera, specie in una morfologia complicata come quella dell'Argentario. Per esempio per Porto Ercole abbiamo dovuto inventare dei ponti che rimbalzano il segnale sul porto, cioè voglio dire una cosa complessa che porta via mesi, che porta via soldi e che porta via impegno, ma come diciamo sempre sono soldi molto ben spesi, soldi molto ben spesi e che continueremo a spendere in questa direzione. E poi si va anche verso la sicurezza di un territorio che nei mesi estivi vede quadruplicate il numero delle persone che vivono. Non solo, diciamo, non è solo la complicata la morfologia dell'Argentario, ma il discorso dell'ubicazione di per sé, che è stupenda diciamo, dal punto di vista, come sappiamo, climatico, microclimatico eccetera, ma complicata nella gestione perché poi essendo l'Argentario un promontorio circondato praticamente quasi totalmente dal mare, avere la pretesa di poter controllare tutto il territorio è difficile perché poi dal mare gli accessi sono voglio dire, molto più facili e semplici per chi li vuol fare che per chi li deve controllare. Però noi in questo stiamo operando sia sui porti, quindi lato mare, anche sul discorso crociere, e a terra diciamo in tutte le situazioni che ci abbiamo. Sì, è vero, noi d'estate quadruplichiamo la presenza sul territorio e quindi questo comporta nella varietà dei turisti anche qualche forse situazione pericolosa che stiamo cercando di gestire. Il prefetto mi diceva così diciamo nelle chiacchiere post conferenza che il lettore di targa aiuta in maniera incredibile quello che è il lavoro delle forze dell'ordine, ma non
per la lettura se la macchina c'ha il collaudo o l'assicurazione, quelli ovviamente sono dettagli, ma bensì nel database delle macchine rubate, delle macchine segnalate, eccetera, è un aiuto incredibile. Mi diceva che parlavamo che in provincia si sta lavorando molto in questo senso e Santo Stefano, comunque Montargentario, è stata una delle prime, diciamo, che ha attivato questo servizio insieme a Grosseto e altro. Si spera che neanche negli altri comuni questo avvenga. Voi pensate che un giorno ci sarà una postazione centrale di controllo che potrà avvalersi anche delle telecamere dei privati? Ma guardi, cioè il comando di polizia municipale in questo è stato, diciamo così, anticipato i tempi, perché ovviamente la Lucky Room, che è situata al comando, come diceva, diciamo così, il comandante, agevole il controllo stando alla scrivania, ma soprattutto è stato fatto attraverso una politica di censimento generale da parte del, diciamo così, del comandante e comunque di tutta la stazione di polizia municipale, il censimento delle telecamere private, che sono state censite tutte le attività, anzi facciamo un invito anche a chi privati e attività che l'hanno installate di recente di segnalarle alla polizia municipale, perché possono entrare sicuramente in un circuito di un elenco ufficiale che serve anch'esso eventualmente per le indagini, quindi copertura massima su tutta la linea. News dall'Argentario con il contributo di